Amici di maridacaterini.it, siamo con Nino Frassica, che in complimenti per la connessione si cimenta nella non solo l'alunno, ma fa anche l'autore, perché scrive le gag. Le gag, io sono sempre stato, non è la prima volta che lo faccio. Certo. Io, diciamo, tutte le, dove c'è da ridere, cose, cioè, anche Don Matteo, io tocco la scena, cioè, non tocco i racconti, non tocco la storia, ma naturalmente intervengo sul dialogo. Poi quando un attore improvvisa è anche autore, siccome buona parte di quello che faccio lo improvviso, automaticamente divento autore. Quindi no, mi è piaciuto perché e abbiamo fatto una sitcom dove dentro c'è il motivo per cui abbiamo fatto questa sitcom, insegnare agli italiani che non conoscono il computer un avvicinamento. Senta, che progetti televisivi? Mi fermo per 18 anni, mi fermo perché non voglio inflazionarmi, però parlo per fatto. No, io sarò in due fiction e poi il sabato e la domenica sarò con Fazio da Milano. Da Milano. E poi domani parte Stracalt. Domani parte Stracalt, ma poi l'impegno che amo di più in assoluto è che contemporaneamente a questa striscia parte anche il programmone su Radio 2, la radio che è il mio primo amore e il miglior amore, non so se si può dire, è il mio miglior amore.